Ciao a tutti, cominciamo la presentazione di questo libro. Io dico giusto due cose, quando insomma collaboro con la casa editrice che ha deciso di pubblicarlo in italiano. Questo libro è già uscito tre anni fa, in francese, ed è stato presentato anche qui in valle a una montagna di libri. E, insomma, i suoi autori sono penso conosciuti da molti qua, perché il libro è fatto proprio sulla base di interviste fatte qui in Val Susa e alla ZAD di Notre Dame des Landes, quel territorio in lotta contro il progetto di aeroporto, con una comparazione, un confronto continuo tra tra queste due lotte, tra i racconti e le narrazioni che gli stessi protagonisti di queste lotte hanno fatto. E la ragione per cui abbiamo scelto di pubblicare in italiano è che ci è sembrato un ottimo lavoro, non soltanto in quanto una raccolta di testimonianze, che quindi utile per ricostruire la storia e dare testimonianza appunto dei suoi protagonisti direttamente, quindi non una storia scritta dall'esterno, ma da parte di persone che fanno la lotta. Non solo le persone intervistate, ma anche i loro autori sono persone che vivono alla ZAD e che in ogni caso fanno parte di queste lotte. In più ci è sembrato buona l'idea di un confronto tra queste due lotte, perché proprio dalle differenze dei due ambiti, delle due situazioni, emergono diverse questioni, problemi, contraddizioni, difficoltà o anche cose positive, vittorie, slanci, che sono un po' dei problemi, delle questioni universali che ci poniamo tutti quanti, tutti coloro che fanno parte di queste battaglie, che hanno a cuore il futuro di questi territori e di queste lotte. Quindi insomma abbiamo ritenuto un buon strumento anche per una riflessione, un'autoriflessione all'interno dei movimenti su diverse questioni. Poi se ne parlerà meglio in seguito, ma della questione dell'autonomia, di che cosa vuol dire una lotta popolare, di che cosa vuol dire un territorio, di che cosa vuol dire un movimento, tutte queste questioni emergono proprio dal confronto tra i due contesti. Io lascio la parola agli autori, a alcuni degli autori, appunto il collettivo Mauvaise Troupe, e basta. Monsieur l'auteur. Si tu veux que je te change des photos, tu me sens. Alors bonjour à toutes et à tous. C'est une immense joie pour nous d'être ici avec vous, pour au moins deux raisons. D'abord pour remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce livre en répondant à nos questions quand nous sommes venus dans la vallée. Et la seconde raison, c'est que comme vous l'avez sans doute entendu, un projet qui datait de 50 années à Notre-Dame-des-Landes vient de disparaître le 17 janvier dernier. Et donc nous sommes encore tout enthousiasmés de la joie qu'a suscité cette victoire et on désire la partager avec vous. En tout cas, le jour de l'abandon, on a fortement pensé à vous et on a souhaité que cela vous arrive aussi. Alors cette victoire, ce n'est pas une victoire qui nous a été donnée. Ce n'est pas une victoire qu'on a obtenue par un vote ou que le gouvernement nous a laissée. C'est une victoire qu'on a arrachée. Et comme cette victoire a été arrachée, il est important pour nous de s'attarder sur la manière dont elle a été arrachée, sur l'histoire de cette lutte, sur les différentes composantes qui y ont joué, et c'est un des buts de ce livre. La première composante qui s'est attaquée à ce projet d'aéroport, qui est attaquée dès le démarrage du projet, dans les années 70. Et cette première composante, c'est les paysans. Les paysans se sont retrouvés dans une association qui s'appelle l'ADECA. Et ils ont suivi pendant toute la lutte, ils ont été une force extrêmement motrice dans cette lutte. Tant et si bien que même dans des manifestations aujourd'hui, ils sont capables d'amener 500 tracteurs dans les rues de Nantes pour venir appuyer les manifestants. Un des travaux de ces paysans, ça a été de faire que les gens ne partent pas de cette zone, que les paysans continuent d'exploiter les terres. Et objectivement, ils y ont vraiment réussi, puisqu'aujourd'hui encore, les paysans dits historiques sont restés sur la ZAD, alors qu'ils sont dans une situation de menace et de danger très très fort. La première composante, c'est donc les paysans. La seconde, c'est dans les années 2000, c'est les associations citoyennes et les relais politiques. Autour d'une association qui s'appelle l'ACIPA,
Ils ont créé une véritable mobilisation de masse, une véritable lutte populaire qui a multiplié les recours juridiques pour faire traîner en longueur le projet et nous donner le temps de cette victoire. Enfin, ces associations ont permis de diviser le camp adverse et d'empêcher que le gouvernement ait une action unie face à nous. Qu'il y ait toujours, au sein du gouvernement, une partie des partis politiques qui soit en faveur de la lutte contre l'aéroport. Enfin, la dernière composante, qui est la plus récente, qui est apparue dans les années 2009-2010, c'est peut-être une des originalités qui n'existe pas dans le mouvement Notav et qui existe à la ZAD, c'est ce qu'on a appelé le mouvement d'occupation. C'est-à-dire que dans toutes les maisons et les habitations qui étaient sur la zone d'aménagement différé de l'aéroport, sur toutes ces maisons, certaines personnes ont fini par partir au fil des ans. Et donc il y a eu des maisons qui sont retrouvées vides. Et ces maisons vides, les habitants des lieux, sous un qualificatif des habitants qui résistent, ont appelé à les habiter. Donc tout un tas de jeunes gens venus des villes, de Nantes à côté, sont venus s'installer sur la zone à défendre. Et toutes ces pièces du puzzle vont s'assembler au moment de 2012, au moment de l'opération César. Parce que le gouvernement, en 2012, se dit « Ah, il y a ces jeunes qui sont venus squatter et qui n'habitaient pas vraiment là, que personne connaissait trop. On va pouvoir peut-être, eux, les expulser et commencer à reprendre pied sur cette zone-là. » Et donc, le gouvernement a lancé ce qu'il a appelé l'opération César, avec 1200 policiers qui sont venus détruire les maisons qui étaient en train d'être squattées. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit, car quand les policiers sont arrivés dans le bocage, c'est toutes les composantes qui se sont mises ensemble pour tenir les barricades, empêcher les policiers de détruire les maisons. Et un mois après les premières interventions policières, il y a eu la grande manifestation de réoccupation avec 40 000 personnes qui sont venues construire un village de cabanes au sein d'une forêt, dans la forêt de Rouen, en plein milieu de la ZAD. C'était un moment très beau, car comme on ne pouvait pas accéder en tracteur au centre de la forêt, tout le monde a dû se passer les chevrons, les pièces de bois des différentes cabanes, de main en main, comme ça, de grandes files de personnes, pour faire passer les matériaux jusqu'au centre de la forêt et édifier le village de cabanes. Suite à cette réoccupation dans le village et de nombreux affrontements qui ont eu lieu autour de ces cabanes, la police a dû battre en retraite, a dû quitter le terrain, et ça a été la première fois, la première victoire de la ZAD, et ça a été l'apparition du mythe de la ZAD. Suite à cette opération policière qui s'est soldée par un échec, l'essentiel de l'activité du mouvement a été d'empêcher la police de revenir. Et c'est quelque chose qui a été très fort, cette capacité à se projeter avec un coup d'avance dans le futur, se dire quelle va être l'opération de l'État pour venir nous détruire, et d'essayer de prévenir cette opération-là en établissant la mobilisation nécessaire pour cela. Alors toutes ces mobilisations, ça serait très fastidieux de les décrire toutes. On peut simplement en décrire une qui s'est déroulée à l'automne 2016. C'était dans un contexte très particulier, c'est-à-dire que toutes les personnes habitant sur la zone avaient été expropriées. Les habitants historiques, les fermiers, les paysans, tout le monde était illégal. De plus, il y avait eu un référendum établi sur le territoire de la Loire-Atlantique pour demander aux habitants « Est-ce que vous êtes pour le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ? » Et les habitants avaient voté « Oui, nous sommes pour ». Mais malgré ça, le mouvement ne s'est pas démonté et a agi avec plusieurs moyens d'action. D'abord, il y a eu des formations à la défense de la ZAD qui ont regroupé des milliers de personnes qui se sont débattues dans le bocage pour aller apprendre à monter des barricades, à venir défendre des maisons, etc. Il y a eu énormément de matières qui ont été amenées, des pneus, des rondes-balleurs pour élever des barricades en cas de besoin. Et il y a surtout eu cette énorme mobilisation du 8 octobre avec des dizaines de milliers de personnes qui sont venues avec un bâton, un symbole à la fois poétique et guerrier, pour dire « nous plantons notre bâton là et si l'État veut venir expulser, nous viendrons le reprendre pour nous défendre ». Et donc c'était un peu le dernier moment où le gouvernement pouvait espérer arriver à expulser la ZAD et construire l'aéroport. Ensuite, il y a eu les élections avec la venue de Macron comme président. Macron qui a passé 6 mois à procrastiner, à attendre avec une médiation pour finalement décréter le 17 janvier l'abandon définitif du projet. Et pour dire un peu le caractère impertinent de cette lutte, son côté taquin, la réponse des zadistes le jour de l'abandon, c'est d'être monté en haut de la bibliothèque phare. C'est un énorme pylône où les phares, c'est d'habitude ce par quoi on éclaire au bord de l'océan, mais il n'y a pas d'océan à la ZAD.
Donc tout le monde est monté en haut du phare et a déployé une banderole, je ne sais pas comment tu vas traduire ça, qui disait simplement « et toc ». Ciao. Donc comme l'avete sentito, abbiamo avuto molto lavoro, dunque non siamo venuti in valle da un anno e mezzo. Dunque il mio italiano è un po' esitante. Bon, se ho problemi... Traduciamo. Ok. Dunque per quelli che non hanno sentito parlare della ZAD, bisogna un po' spiegare che cosa è la ZAD e questo territorio. Possiamo dire che sono due sensi al termine ZAD, che è un acronimo francese, e tutti i sensi, due o tre, non lo so, tutti i sensi sono sovversivi, sono un po' speciali. Il primo vuol dire zona d'aménagement différé, zona di sistemazione differita, fu dato in 74 dallo Stato a questa zona lì di 1650 ettari, e voleva dire che tutto il territorio era gelato, tutta la proprietà del territorio, e dunque non era più possibile di comprare terreni, e lo Stato lui poteva solamente comprare tutti questi terreni. E non l'ha fatto a posto, ma in realtà questa prima ZAD ha preservato il territorio di una cosa, non so se esiste in Italia, che si chiama remembrement in francese, che vuol dire che se ho un campo qua, lo Stato ha detto no, non va bene, troppo di campi, no? Ha fatto un grand campo, ça se comprend? Ok, remembrement, tu vois. Raggruppamento, non so se c'è delle proprietà di terreni. Invece di averli separati, ne facevano pezzi interi. Okay. È una tappa molto importante in Francia per l'agricoltura, perché ha cambiato tutto il paesaggio e tutto il modo di coltivare la terra. Perché prima c'eravano seppie e dei talus, seppie e siepe e dei talus, le balle, no, le fosse, ah, i fossi, ma sì, fossi e siepi per separare i terreni, sì, e hanno sparito con questa operazione dello Stato, ma nella ZAD non hanno sparito, e perché oggi è una zona un po' particolare nella regione. E si trovano animali o piante che hanno sparito nella regione, e dunque interessa molto un gruppo che si chiama le Naturalisti en Lutte, Naturalisti in lotta. E che hanno contato tutte le bestie della ZAD. Dunque lo Stato ha preservato senza lo vouloir, senza volere, questo territorio. Poi dopo 2008, con la chiamata all'occupazione, ZAD voleva dire un'altra cosa, la gente ha deciso che voleva dire zona da difendere, zona défendre, che fa ZAD anche in francese, e là bisogna immaginare tutto questo territorio come una libera repubblica della Maddalena, ma grossa, e che esiste da 2008, possiamo dire. Oggi ci sono una sessantina di luoghi di vita, con capanne e anche case che non sono distrutte, e 200 persone, possiamo dire, che vivono qua all'anno. La situazione geopolitica della ZAD risembra un po' a quella della Valle, perché c'è Nantes,
è una città un po' più piccola da Torino, ma di 400.000 abitanti, che ha 25 km. Comunque c'è tutta questa circolazione tra la città e la campagna. I primi occupanti erano molto di Nantes, poi le manifestazioni si fanno a Nantes, eccetera. E oggi per lo Stato ZAN vuol dire casino e loro zone de non droit, zona di non diritto, perché da 2013 gli sbirri non possono entrare nella ZAN e dunque la legge della Repubblica è un po' non passa questo perimetro. Dunque vuol dire che possiamo, per esempio, costruire fari, o cabane negli alberi, o tutto. E, l'altra cosa che facciamo è di accogliere la gente, per esempio, che ha problemi con la giustizia, come notavi in fuga, o migranti. C'è una frazione di cabane dove ci sono migranti che vivono tutto l'anno sulla ZAD e che sono protetti, ora sono protetti, ma... Ok, e per noi, per finire sui sensi, la ZAD oggi vuol dire un po' la comune. La comune, hein? La comune. Perché il non diritto non vuole dire niente per quelli che sono abitanti di questa zona. Non è il caos, è un modo di organizzarsi insieme per noi la ZAD. E tutto quello che facciamo... La tentative. Tentative. La nostra tentative. Tentative. E di comunizzare e di organizzarsi in modo orizzontale, che sia per la politica, per l'agricoltura, per un po' tutto. Per la politica facciamo tutto con l'assemblea. C'è un'assemblea di lotta una per mese dove vengono tutte le persone che partecipano al movimento, non solamente gli abitanti della ZAN. E un'altra assemblea che fu creata l'anno scorso che si chiama l'assemblea des usages, dell'uso. Degli utilizzi, dell'uso. Degli usi. Degli usi. E anche quella riguarda il territorio della ZAD, ma nell'assemblea c'è tutta la gente del movimento, perché pensiamo che l'uso di questo territorio non è solamente per nostri, le zadisti, ma è per tutto il movimento. E nelle assemblee non votiamo, facciamo il consenso. Okay. Poi nella vita quotidiana, e la stessa cosa abbiamo fatto da 2008, molte cose come una biblioteca, c'è una radio pirata. Sulla frequenza di Vinci, l'impresa che voleva fare l'aeroporto ha anche l'autostrada. E dunque sull'autostrada c'è una radio per sapere se ci sono problemi sulla strada, e l'abbiamo piratata, e dunque nella zona è un po' più lontano si può sentire le nostre notizie. Poi c'è anche degli atelier. Laboratori. Laboratori di tutto, di meccanica, di musica. Di legna c'è molto di lavoro sulla legna,
gestiamo i boschi e facciamo anche la menuiserie. Falegnameria. Falegnameria. Falegnameria? Sì. E abbiamo costruito l'anno scorso un hangar molto grande per fare una menuiserie. Una... Je retiens pas. E dunque la legna è togliata sulla zad, poi è, okay, le planche, segata sulla zad, anche tutto il processo è fatto dall'inizio alla fine sulla legna. E per l'agricoltura abbiamo delle colture che sono autosufficienti. Come le patate, non so dire quanto, ma si conta in tona di patate per tutta la zona, cipolle, cereali e latte, un po' di latte, di formaggio che è fatto anche nella zona, e libri anche. E dunque, con i cereali è un esempio interessante perché c'è un gruppo che si chiama Celta Zad, Semina la tua Zad, che pensa tutte le colture insieme, perché bisogna cambiare di campo, fare una rotazione, e dunque tutto è pensato insieme anche con i contadini che partecipano alla lotta e alla coltura. E poi le cereali e il grano è moulu, va nel molino macinato nel molino della Zad, e la farina serve a fare delle crepe, delle galette bretonne, e queste galette non sono solamente per noi, sono per tutti, e le portiamo in città quando c'è un sciopero, per esempio, all'università. E la stessa cosa per le patate, le cipolle, anche per i migranti di Nantes. Tutto è... proviamo di condividere quello che abbiamo, perché l'idea non è di vivere in autarchia. 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 Ma di creare circolazione con la città e, perché no, la Val di Susa e tutti i posti in lotta. E dunque abbiamo creato una rete di ravitaillement. Vettovagliamento. Hein? Vettovagliamento. Putain, la vache. Una rete di vettovagliamento. Con i contadini della ZAD, ma anche i contadini della regione che danno qualcosa, soldi, ma soprattutto cosa da mangiare, e noi abbiamo questa organizzazione per andare sui picchetti, sì, sui picchetti o all'università, e abbiamo anche una caravana, una roulotte che abbiamo costruito l'anno scorso per mettere tutte le cose dentro, e la roulotte va a Nantes, nelle strade, poi si apre e tutte le cose sono... Okay. E le galette sono fatte nella roulotte. Ormai possiamo dire che le galette della ZAD sono famose a Nantes, all'università Giovanni. Conosciamo, perché l'anno in 2016 c'è avuto questo grande movimento contro la legge sul lavoro in Francia, dove abbiamo incontrato sia studenti che lavoratori, e era l'inizio dell'ultima componente del movimento, che era l'intersindicale contro l'aeroporto, e dentro ci sono dei sindicati della CGL francese, dell'aeroporto attuale di Nantes, che sono contro il progetto del nuovo aeroporto,
e di Vinci, di Presa, che voleva fare quest'opera, e hanno detto, hanno fatto un testo che era molto bello, che diceva mercenari. Mercenari. Non siamo mercenari. E non faremo quest'opera. E dunque tutto hanno fatto un gruppo che è l'ultima componente di questa lotta. E oggi qualche laboratorio dell'aeroporto vogliono creare una frazione, mm-hmm. un piccolo paese sulla ZAD di operai per vivere qua con la famiglia, non so se si farà, ma è una bella idea che rappresenta bene la nostra idea di vivere l'otere insieme, di un aller-retour. Noi andiamo nelle lotte del lavoro vengono da noi e crea qualcosa di più che solamente la somma delle due cose. E ora che abbiamo vinto, la questione per noi è come fare per conservare questa intensità, come stare in lotta. Dopo l'abbandono e non abbiamo di risposta tutta fatta, ma abbiamo già l'idea di essere come una base arrière, una base di retrovia, diciamo. Adesso non, sì, c'è forse un modo migliore di dirlo, ma non mi viene adesso. Una base di retrovia per le altre lotte del territorio, ma anche sul lavoro, e come ho detto, ma anche c'è un fronte che si apre davanti a noi, e che è quello della terra, perché oggi lo Stato ha la proprietà di tutti i terreni della ZAD, e lui vuole vendere i terreni ai contadini, no? E noi vorremmo fare una cosa comune con tutti i terreni presi in una cosa, non sappiamo bene, un'associazione, una società civile, ma come hanno fatto un po' sull'Arzac, non so se conoscete l'Arzac, era una lotta negli 70 in Francia, en Aveyron, nel sud della Francia, che ha vinto, e hanno i terreni, molto più di terreni che noi, in comune tra i contadini, e noi vorremmo fare la stessa cosa, ma in meglio, e abbiamo anche capito che il fatto che questa lotta dell'Arzac esiste prima di noi ci ha permesso di fare pressione sullo Stato con questo argomento, ma esiste già sta cosa, dunque noi vorremmo fare la stessa cosa, e un precedente, ça crea un precedente. Ha creato un precedente, e pensiamo che noi abbiamo a creare anche una precedente per gli altri, e con questa negoziazione che comincia con lo Stato speriamo di avere un rapporto di forza sufficiente per avere questa cosa comune sui terreni, e dobbiamo, lo sappiamo, fare essere in grado di tenere questo rapporto di forza, e perché in marzo vogliamo prendere terreni con ancora più di terreni, mostrare che possiamo noi coltivare la terra senza lo Stato, senza l'istituzione agricola classica, e la battaglia prossima in marzo ci sarà, non sappiamo ancora quel giorno, ma sarà sul sito, ci sarà una manifestazione per i terreni, e anche perché lo Stato ha detto che
forse ci sarà uno sgombero alla fine di marzo, perché in Francia c'è una legge che non permette di sgombrare in inverno, e dunque lo Stato ha detto il 31 di marzo, forse ci sarà uno sgombero di qualche cabane, molti non sappiamo, dunque abbiamo bisogno di tutti in marzo per mostrare che anche se abbiamo vinto, dobbiamo continuare a essere insieme e andare avanti. Ah, anche siete invitati a un cantiere, si dice, un cantiere intergalattico, si chiama così, per finire la costruzione di un'ambasciata. Ambasciata? Ambasciata. Hein? Ambasciata. Ambasciata per tutte le lotte del mondo, che è stata iniziata dai baschi sulla ZAD, che sono due hangar grandi e non sono finiti, e abbiamo bisogno di mondo per finire il lavoro e poi venire sulla ZAD, passare una settimana, un mese. La terra non è dello Stato francese, la terra è di chi la protegge, da chi la difende, da chi la lavora. Nel vostro interno, adesso che avete vinto, come pensate di fare a tenere insieme tutte queste cose? Alors peut-être un des éléments de réponse, c'est qu'à la ZAD, on a toujours cultivé le conflit. On a toujours voulu chercher à se bagarrer ensemble. Un exemple très précis, en 2014, le mouvement organise une grande manifestation dans les rues de Nantes. C'est une manifestation où il y a 60 000 personnes, 500 tracteurs et des affrontements avec la police pendant 8 heures dans la journée. Évidemment, le résultat de cette manifestation entre les citoyens légalistes, on pourrait dire de la CIPA, et les squatteurs un peu anarchistes, autonomes, jeunes, etc., Le rendu de cette manifestation n'est pas le même des deux côtés. Mais quelques mois après, il y a eu un habitant historique qui partait d'une ferme, la ferme de Saint-Jean-du-Tertre. Et là, tout le mouvement s'est dit, cette ferme-là, on ne peut pas l'abandonner, on ne peut pas laisser l'État la prendre et la détruire. Et donc, toutes les personnes qui s'étaient engueulées comme du poisson pourri à propos de cette manifestation deux mois avant, toutes ces personnes-là se retrouvaient dans la ferme à 6h du matin à barricader les routes tout autour pour empêcher que l'État revienne avec les gendarmes. Et je crois que c'est ça un des apprentissages de Notre-Dame-des-Landes, c'est voir quel sera le coup d'après, s'y projeter ensemble pour se mettre en capacité de se battre ensemble déjà dans le futur. Et par exemple, la situation où nous sommes aujourd'hui après la victoire, c'est une situation qu'on avait prévue déjà depuis 2013. Et depuis 2013, on s'est mis d'accord sur qu'est-ce que nous voulions une fois que nous aurions l'abandon de l'aéroport. Et donc il y a un texte qui a été rédigé, un texte qu'on appelle le texte des 6 points, qui dit grosso modo que tout le monde doit pouvoir rester et que la ZAD doit rester un espace de liberté et un espace hors norme où on a des cabanes tordues mais où il y a aussi le paysan qui traite ses vaches. Et c'est ça la capacité du mouvement, c'est cette anticipation-là. Et puis... abbiamo realizzato che ogni volta che c'è avuto un conflitto ci sono morti e l'indomani della vittoria c'è già un conflitto, ci sono molti conflitti, ma i più duri sono quelli che hanno fatto accuscire di dove sono nati i passi avanti. Per esempio questo testo di cui parla Christian è un testo che fu scritto e riflessato dopo una crisi nel movimento, grande crisi. Questo litigio ha dato il processo di riflessione su questo testo che oggi è una base del movimento molto importante e un modo di fare, di stare uniti, ma anche sono i legami
tra la gente che vivono insieme molto tempo, anche se i contadini non vivono tutti nella ZAD, ci vediamo almeno un giorno per settimana e crea una fiducia grande, che c'è un uomo che dice bene sta cosa, che il portavoce della CIPA, puoi leggere? Allora, scrive, cioè dice Dominique, portavoce della CIPA, nativo di Notre Dame de Landes. La fotografia che abbiamo adesso è di tipo fondiario, ma io temo che la filosofia e l'atto culturale della ZAD si possano perdere se non c'è più la lotta e se rimane soltanto l'aspetto agricolo. Mi sono abituato a questo brodo, perché c'è un grosso calderone qui, anche se è scaldato da più fuochi che non sono tutti accesi contemporaneamente. Mi farebbe incazzare se finisse tutto d'un tratto. C'è la voglia di vedere nascere qualcosa, di poter dire che gli occupanti avevano ragione. Ho voglia che qui rimanga un laboratorio di pensiero e di vita alternativa, che ci sia una zona sperimentale aperta, senza controlli, senza ricerca del profitto, qualcosa di libero da un regime di polizia, nella speranza di riconoscersi e di salutarsi avendo raggiunto un equilibrio. Nessuno pensa, abbiamo vinto contro l'aeroporto, abbandoniamo la ZAD e ricostruiamo un mondo contadino. Tutti sarebbero frustrati se la lotta finisse così, con un colpo di spugna e un mero ritorno allo stato precedente. E questo lui l'ha detto in 2014. La cosa che mi dà più gioia è che non avete ancora finito i festeggiamenti e già pensate al futuro. Ma dopo quello che ha letto appena adesso, vedo che il pensiero sul futuro c'era già ben presente anche prima. Quindi questa idea di fare quello che sarà già un laboratorio, l'idea di avere queste, diciamo, ambasciate delle lotte per il mondo mi sembra una cosa molto, molto positiva. È un libro che, non so come dire, riesce ad andare a entrare molto in profondità nei vissuti della gente, di chi ha partecipato, e a tirare fuori tutto quello che c'è di politico in queste lotte, nel senso più diciamo profondo e migliore del termine, non perché politico spesso sembra una parolaccia, no? Oggi sembra una brutta cosa, invece tutto quello che riguarda la vita quotidiana, l'esistenza, il senso delle cose che si fanno, come si fanno insieme. E questo mi ricollego anche un po' a quello che diceva prima Marisa, il libro secondo me ha il merito di non raccontarsela, cioè di non è un libro volemos e bene, per dirla, nel senso che è un libro dove c'è tanta affettività, dove c'è amore per la gente di cui si parla e con cui si parla, ma non è mai rimosso, diciamo, le questioni che contano, anche le questioni che dividono, no? E anche le differenze che ci sono nelle lotte, nei contesti, e questo è una cosa che si trova in pochi libri, anche perché riescono a parlare di cose molto molto profonde in un linguaggio che non è di semplificazione, di banalizzazione, perché sono cose importanti, difficili, che, come dire, che scavano, no? Però è un libro che veramente può leggere chiunque, perché in parte perché restituisce la parola e i differenti modi di parlare, di pensare, di vivere di chi partecipa, e poi più tutto il lavoro loro di quello che hanno saputo metterci dentro. La storia delle lotte aveva bisogno di essere scritta dalla gente che lotta, e sembra un'evidenza, ma non è il caso in realtà. C'est à l'automne 2016, alors qu'il y avait des menaces très dures, que le gouvernement disait on va venir la semaine prochaine expulser la ZAD. Le gouvernement disait aussi ah, peut-être on va pas expulser, mais on va commencer le chantier d'une des quatre voies qui sera sur un côté de l'aéroport. On va commencer un petit morceau de chantier là, finalement on va pas expulser les gens, etc. Et à ce moment-là, il y a des gens qui se sont levés dans l'Assemblée et qui ont dit, s'ils commencent à faire un chantier quelque part, on doit réagir avec la même virulence, avec la même force que s'ils expulsaient. On doit absolument rien laisser faire, parce qu'on a vu ce que ça a donné dans la Val Sousa,
On abuse ce que ça crée si on le laisse faire, commencer un chantier, et ça, il n'en est pas question. Nel leggere mi sono piaciuto tantissimo perché le dichiarazioni nostre le conosco già come ci parliamo, ma quelle dei personaggi che voi avete tradotto, quelli che avete intervistato in Francia, capite che sono simili a noi, simili nella lotta, nel pensiero, nel poter vivere, nell'essere umano, quindi mi aggancio anche a tutti quelli che vengono, i migranti, che vanno a cercare un futuro, che sono simili a noi e che noi normalmente, io sempre con lo stesso errore, considero quello è nero, sono superiore a quello africano, e poi in realtà siamo uguali quando ci conosciamo, quando possiamo esprimerci. Voi avete avuto la facoltà, l'intelligenza di tradurre e di farci capire che ci sono persone in Europa, forse in tutto il mondo, uguali, che hanno gli stessi problemi, si pongono alla stessa maniera. Vi ringrazio perché avete fatto un bel libro, ecco qual è la spionata. È molto bello, non pensavo che eravate capaci a fare tanto. E anche noi. Parce que c'est effectivement la première fois en France qu'il y a un mouvement de ce type-là. Un mouvement où il y a des dizaines de milliers de personnes avec des tracteurs qui sont prêts à monter des barricades avec des poteaux téléphoniques, avec des gens qui sont prêts à aller dans des niveaux d'intensité physique très forts. Je veux dire, qui sont prêts à mettre leur vie en jeu, et c'est pas une façon de le dire. C'est une réalité. Il y a des gens qui étaient prêts à mourir pour que la ZAD ne soit pas expulsée. Et donc ça, à l'échelle de 10 000 personnes, de 20 000 personnes, de 30 000 personnes, c'est une force face à eux qui est très compliquée. Par exemple, le ministre actuel de l'Intérieur, Colomb, avait une trouille bleue des morts qui allaient inéluctablement avoir au moment d'une expulsion. Pour eux, c'était évident, s'ils expulsaient la ZAD, il fallait prévoir 3, 4, 5 morts potentiels. Et ça, ils en avaient extrêmement peur politiquement. C'est vrai que le corps du livre, c'est la parole des deux luttes. Mais, ça ne t'aura pas échappé, il y a 5 introductions au début de chaque chapitre. 5 introductions qui sont issues de la pensée du collectif qui a écrit le livre et qui du coup assume de se décaler un peu de la simple parole de ceux qui sont en train de se battre au Val Souza ou à la ZAD et qui assume des propos plus théoriques et qui sont ces 5 textes sur habiter un territoire, composer dans une lutte, la question du peuple et la question de faire mouvement, plus une question sur l'histoire et la chronologie. Ces 5 thématiques là c'est celle où on a essayé de produire quelque chose de plus que ce qui est entendu dans la lutte de par notre réflexion collective au sein du collectif Mauvaise Troupe. Et c'est des thématiques qu'on traîne avec nous depuis longtemps, depuis Constellation, mais même avant. La question d'habiter un territoire, c'est quelque chose dont on parle depuis des années et des années. Et la question du peuple aussi. Bon. Là, il y a une scelta chiaramente di non essere quelli che guardano di alto come nella filosofia o nella sociologia, e questa è forse la limita, ma è una limita che a me mi interessa, perché per esempio ne profitto per dire una cosa su questa metoda che non è un metodo e che il risultato è che, per esempio, questo libro oggi esiste in italiano. Se fosse un antropologo teoriciano, okay? non esisterebbe questa traduzione, perché è fatta dal movimento, è fatta dalla gente, è fatta gratis. E esiste oggi e approfitto per dire grazie a tutti quelli e tutte quelle che hanno tradotto questo libro, perché è un grosso lavoro. Un punto essenziale che è quella, diciamo, del mito, del parlare mitologicamente, del parlare, come si può dire, da epopea, no? Che anche epopea è una delle cose. E questa è una delle cose che questo libro riesce a fare, che è uno dei suoi tratti forti, che lei giustamente ha detto non volevamo arrivare a essere i decostruttori scientifici della lotta, perché ci interessa che la lotta vada avanti, che la lotta sia forte, quindi devi fare anche mito della tua lotta.
Poi questo certo aprirebbe tutta una serie di riflessioni quando diventa retorica, quando diventa solo propaganda, che sono cose che sono anche necessarie. Se invece riesce a restare mito, diciamo, vivente, e secondo me questo libro è un libro che riesce a fare questo. Faccio una premessa, cioè io ho avuto dei domiciliari e ho letto il mio primo libro, Gramsci, il secondo è stato il contrario. You